Ciao a tutte, questo è un video confronto sulle acque micellari. Parleremo in particolare dell'acqua micellare di Uriage, dell'acqua micellare di Aven, dell'acqua micellare di Oderma e dell'acqua micellare di Venus. Ma come fa un'acqua a struccare? Il segreto è nella parola micellare, vale a dire che il prodotto contiene delle micelle. Cosa sono le micelle? Partiamo dalla molecola dell'acqua. Vi giuro che sarà una spiegazione brevissima, anche perché io non sono un chimico, quindi non è che possa spiegare granché. La molecola dell'acqua è polarizzata, vale a dire presenta un lato positivo e un lato negativo. Immaginiamo che questo rossetto di Make Up For Ever sia la nostra molecola d'acqua. La parte dello stelo grigio è caricata positivamente, cioè la carica positiva, mentre la parte sottostante è nera è caricata negativamente. La micella è una microgoccia d'acqua e da forma sferica, ovvero si è formata da tante di queste molecole d'acqua che si dispongono in questo modo qua. E poi di nuovo così e così via, mantenendo sempre la parte caricata negativamente all'interno e lasciando quindi all'esterno tutte le molecole, tutte le parti caricate positivamente. Ora, potrebbe essere anche al contrario, io non sono un chimico, però il succo della questione è questo. Parti della stessa carica all'interno, che formano un nucleo, e parti di carica opposta all'esterno. Cosa succede? Succede che quando la micella incontra lo sporco, si verifica una reazione chimica, lo sporco viene attirato dalla micella e la micella, cioè l'acqua micellare, pulisce meglio di un'acqua normale. Possiamo ricrearci l'acqua micellare in casa? No! No, perché la quantità di detergente contenuta nell'acqua micellare deve essere molto precisa per fare in modo che le micelle si formino, che non si rompino, che non sia semplicemente un'acqua più sapone, più altri ingredienti. Come spiegarlo in modo casereccio? L'acqua più sapone, perché la maggior parte delle ricette dell'acqua micellare fatte in casa è composta proprio da questi due ingredienti, ha la forma di un rigatone. L'acqua micellare ha la forma di un fusillo. Sia il fusillo che il rigatone sono composti degli stessi ingredienti, ma hanno una forma diversa. Ora, qual è il succo della questione? Il succo della questione è che il fusillo raccoglie meglio il sugo, ovvero sia l'acqua micellare strucca meglio rispetto ad un'acqua più sapone normale. Perché? Il segreto è appunto nella forma della molecola. Io non so mica se questa spiegazione è sensata. E che ora di pranzo? Io ho fame. A questo punto due cose. La prima, se avete fatto la vostra acqua micellare in casa, vi trovate bene, continuate tranquillamente ad utilizzarla. Nel senso, chi se ne frega se la molecola è una micella o se è un'altra. L'importante è che strucchi, che non vi faccia bruciare gli occhi e che vi dia soddisfazione. In secondo luogo, quello che ho appena spiegato, sono andata a cercarmelo autonomamente su internet, ho cercato di capire che cosa fosse un'acqua micellare e ne ho dedotto alcune cose, tutto lì, io non sono un chimico. Sa, passiamo alle cose divertenti, ovvero sia le review. Iniziamo con l'acqua micellare di Uriage, che è quella che mi è piaciuta meno perché trovo abbia un potere struccante molto inferiore rispetto alle altre acque micellari che vi presenterò. Non strucca bene gli occhi, fatica a struccare il viso, costa meno rispetto all'acqua micellare ad esempio di Aven piuttosto che di Bioderma, ma ne occorre molta di più per poter struccare il viso in maniera adeguata, quindi alla fin fine il costo è paragonabile, il costo è lo stesso perché l'acqua di Uriage vi durerà di meno e quindi dovrete ricomprarla più spesso. L'acqua micellare d'Aven contiene acqua termale d'Aven, strucca molto bene. Io la utilizzo con un dischetto come questo, molto grande, e me ne basta uno solo per struccare tutto il viso. Lo utilizzo prima da un lato, poi lo giro e lo utilizzo dall'altro. Nella prima fase tolgo, diciamo, il grosso dello sporco e nella seconda fase tolgo gli ultimi residui. Se vado a passare un ulteriore dischetto, questo ne uscirà completamente pulito, quindi significa che il potere struccante è elevatissimo. Come le altre acque micellari, fatto salvo per una di cui vi parlerò, tende a seccare leggermente la pelle, quindi tende a dare la sensazione di pelle che tira. Non si tratta comunque di niente di così fastidioso, niente che una buona crema non possa andare poi a risolvere. Non la trovo invece così eccezionale per struccare gli occhi.
Per quanto mi riguarda, per gli occhi ci va uno struccante specifico e l'acqua micellare non va bene. C'è soltanto un caso nel quale l'acqua micellare è riuscita a togliere bene il trucco, parlo dell'acqua micellare di Venus, e è l'ultima di cui vi parlo. L'acqua micellare di Bioderma, per quanto mi riguarda, è la migliore. Tra l'altro si presenta in tre versioni, una per pelli normali, una per pelli secche e sensibili e una per pelli grasse. Io ho provato quella normale e quella per pelli sensibili e in effetti la differenza si sente. Se con l'acqua micellare per pelli normali capita la stessa cosa che capita con le altre acque micellari, ovvero sia la pelle tenderà a tirare un pochino, con l'acqua per pelli sensibili questo non capita. Quindi se avete una pelle tendente al secco, una pelle sensibile, per me è assolutamente la soluzione. Strucca bene, strucca persino meglio rispetto all'acqua micellare di Avène. Ne utilizzo la stessa quantità sul flacone riportato viso e occhi. In realtà, secondo me, anche lei per gli occhi non va un granché bene, nel senso che bisogna strofinare, bisogna utilizzare molti dischetti di cotone, non lo so, io preferisco utilizzare altri struccanti per gli occhi, ma per il viso è assolutamente, assolutamente infallibile. E comunque, se vi trovate nelle curve e non avete altri struccanti occhi, insomma, con un pochino in più di fatica, potete riuscire comunque a eliminare completamente il trucco. Scoperta recente quest'acqua micellare di Venus che ho trovato all'outlet di Mondo Vicino con un fortissimo sconto e quindi mi sono detta: ma sì, perché no? Proviamola. Ed ho fatto bene per un motivo e ho fatto male per un altro in realtà. Non è la mia acqua micellare preferita perché sul viso lascia una sensazione spiacevole di appiccicaticcio ed è quindi l'unica acqua micellare che devo necessariamente andare a sciacquare, perché mi dà proprio fastidio tenerla sul viso. Però è anche l'unica acqua micellare che strucca bene, ma bene con la B maiuscola, gli occhi in maniera rapida, delicata, esattamente come se fosse un bifasico, ma con il pregio di non lasciare quella parte unticcia o di andare ad irritare magari gli occhi a causa delle sostanze oleose. Quindi da questo punto di vista mi è piaciuta molto. In più ha un dosatore estremamente pratico e la mia idea è quella di terminarla, tanto non mi manca molto. E poi di utilizzarla per inserirvi all'interno altre acque micellari, quindi tenere questa anziché il bottiglione. Tra l'altro, questa è stata la mia routine di struccaggio dell'ultimo periodo, per cui acqua micellare di Venus per gli occhi e acqua micellare d'Avène per il volto. Io credo di avervi detto tutto, vi do un grosso grossissimo bacio, vi invito per favore a lasciarmi un commento qui sotto perché mi fanno sempre un mare di piacere e quando ricevo la notifica di un nuovo messaggio salto sulla sedia e non vedo l'ora di leggerlo, quindi per favore lasciatemi un commentino, vi do un grosso grossissimo bacio, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!